Con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto si è aperto ieri a Loreto Aprutino la prima edizione del premio giornalistico Antonio Recanati, dedicato al collega scomparso prematuramente lo scorso 15 marzo. L'elegante centro dell'area Vestina, patria dell'olio, sta dedicando 3 giorni, fino a domani, 28 agosto, al giornalista amico di tutti, con un evento unico denominato Sbicchierando nel borgo in memoria di Antonio Recanati. L'iniziativa si deve a Vestina Web TV. La giuria, composta dai componenti Vestina News, ha designato quale vincitore del premio per il settore ambiente ed agricoltura Pasquale Trita Pepe, Agricoltura Oggi. È una personalità meravigliosa, personaggio che resterà, e questa non è retorica, è verità, lo porto qui nel cuore. Per lo sport Enrico Rocchi, TV6. Ma il ricordo bello di Antonio come persona, perché è difficile trovare oggi una figura così umile. Per la medicina, Paolo Cassignani. Antonio è stato un collega importante in tanti settori dell'informazione abruzzese. E alla carriera all'oretese verace Franco Farias, ex segretario del sindacato giornalisti abruzzesi e pensionato RAI. Antonio Recanati, io veramente è stato una delle poche persone che si faceva volere bene. Poi con lui si è cementata una grande amicizia, ma ci vedevamo spesso allo stadio, perché mio figlio ha giocato per 4-5 anni con l'Auretum Calcio. Sì, sì. E lui veniva da me, si sedeva vicino a me, facevamo il tifo insieme. Io lo devo ringraziare per la sua pulizia morale, la sua professionalità e per il bene che ha voluto a mio figlio.